presto, casa vostra, avanti. Ma non mi rompere il fucile. Svelti, svelti. Vengo, vengo. Su, dai, coraggio, tira. Prendi. Forza. Tieni. Aspetta. Mi scusi. Il mio padre qua? Ne ho un altro. Vediamo domani e Gino mi saluta sempre così quando parte. Oh, come mi vuole bene. Ciao! Oh. Vorrei sognare con te, Onico. Passare il giorno con te, Onico. Ballare la sera con te, oh Nicole, ma non voglio sposare te, meglio credi a me. Guardare la luna con te, oh Nicole, e sulla spiaggia con te, oh Nicole, e dentro il mare con te, oh Nicole, ma non voglio sposare te, meglio credi a me. Amore, amore mio, la vita insieme non è affar mio. Ascoltami, sposarci non è da me né da te. Vorrei sognare con te, oh Nicole, passare il giorno con te, oh Nicole, ballare la sera con te, oh Nicole, ma non voglio sposare te, meglio credi a me. Ascolta me, sposarsi non è da me né da te. Promontorio di Nisida, pescosissimo. 1059 Buchner conquistò il primato assoluto di immersione in apnea. Ecco, quella lì la procita. Guarda, stupenda, eh? Mamma mia, quanto è bella. Che insenatura, eh? Che promontorio. Che fondalica. Che gambe. Ma cosa c'entrano le gambe? Ecco, non hai visto quelle? Ragazzi, ma insomma, ma sempre alle donne pensate voi, E tu sempre ai pesci, permetti che c'è una bella differenza. Cameriere, mi dà un'aranciata. Buongiorno. Buongiorno. Guardi, quella lì è Procida. Bella isola, eh? Piena di promontori, insenature. Peccato che non ci si possa avvicinare perché c'è il penitenziario. Ich verstehe nicht. Straniera. Penitenziario, capito? Detenuti, strisce. Volga, Volga. Ich hab nicht verstanden. Ah, non capisci niente. Tu vai a Ischia. Anch'io vado a Ischia. Evelyn. Entschuldigen Sie mich. Hat er dich belästigt? Deutschland.
Questo posto, c'est à moi. È mio. Ah, va bene, glielo cedo. Non occorre che me lo dica, io sono educato, saprete. No, no, lei me lo cede perché è mio. Ah, sì? Sì, sì. Beh, perché non ci ha messo qualche cosa? Un cappello, per esempio. Ma e ce l'ho messo. Eccolo qui. Mi scusi, io... No, io... Unico, amore, torno da te, Gino. C'è anche Nicola! C'è pure Lello, guarda, eccolo! Ballalli non cambia mai! Oh, se ne è caduto! Si è già fatto la donna a bordo! Che rimorchione, ammazzalo! Ehi, ragazzi! Ora io ti lascio perché ho i miei amici, quando ci vediamo? Quando ci incontriamo. Ciao, bella! Finalmente siete qui! Come? Sembri bello! Fa le schifo! Non lo vedete come si è fatto? Lascia perdere, abbiamo la pella pronta presa! Ok, viene me. Otto il cristallo, signore. Sì. Prego. Ma si rimedia, siamo. Guarda, qui in quest'isola, dovunque tu ti volti, vedi sempre la stessa cosa. Sempre quella. E le donne? Il mare. Le donne ci sarebbero. Eh sì. Tutti i giorni non fanno altro che dire. Ma Nanni, Lella e Nicola, quando arrivano? Guarda lui come è diventato magro. Ma carrozza. Ecco proprio, signori. No, lasciatemi. Su, dammi una mano, sì. Ragazzuolo. Senti, ecco. Vedo? Ci provo io a domandare. Sì, sì. Nanni, un momento. Che c'è? I fratelli Capogrossi. Senior. Junior. Chiedono udienza ai nuovi venuti. Attento, Nanni, che questi ti bruciano. No, vogliono soldi. Sono assatanati. No. Guarda, come minimo ti sfilano la 70.000. No, 70.000? No. Ah, ci andiamo leggerini. No, è che abbiamo perso a poker. Ci hanno dato una suonata che non... Beh, di la verità, perché la partita era giocata bene. Racconta. Dunque, poker di re contro full tasca. 20.000. Guarda. 50.000. Rilancio 70.000. Lui vede e indovina che aveva, eh? Diglielo tu. Poker di re. È state qui, ma perché non ve ne andate? Perché quello è un pezzo grosso del porto, figurati. Mi sorveglia tutte le navi in partenza. È peggio per voi, no? Ma senti, ti ricordi almeno che l'altro anno io ti ho prestato i miei sci da corsa davvero amico e tu me ne hai rotto anche uno. Non puoi dimenticare. Se ricordo, erano incrinati, un altro po' mi suicido e te li ho dovuti pagare tutti e due. Sì. Ah, ragazzi, 70.000 che siamo matti. Ma perlomeno 10.000 lire. Sì. Fallo per la nostra amicizia. 10.000. 10.000. 10.000. E facciamo la beneficenza. 10.000. Grazie. T'hanno bruciato, Nanni? Siete troppi, il cavallo non ce la fa. Santo fratello, io a Milano ho una Citroen a due cavalli e ci saliamo in 15, vero ragazzi? Tu hai un modello, un cavallo solo, quindi sei persona la devi portare. Vieni, metti la superbiata maggiore. Ah, beh. Vai, io! Le ha viste, signor commissario? Le ha viste? Chi? Quelle due. Sì, ho visto. E che facciamo? Le fermiamo? Sassu, siamo in servizio. E poi sono anche sposato. Signor commissario, dicendo le fermiamo volevo dire le facciamo il fermo, le arrestiamo. Sì? Sì, per oltraggio al pudore pubblico, ci hanno tutta la pancia di fuori. Sassu, lei si ricordi che non siamo più a Nuoro. Qui siamo in una località turistica, qui la gente viene per fare il bagno. Purtroppo noi il bagno lo facciamo solo di sudore. Purtroppo, dottore. Cicillo,
che cerca da me? Tieni, Cicillo, e portaci a Napoli. Un momento, la capigliano poco in affa di riserva. Sì. Gennaro non ci prende più, non ci prende più, Gennaro. E you fucking no? Dici a me? E you fucking no? Oh, no, no, noi siamo nati stanchi. No. Sorry. Oh, too little boy, are you taxi? Are you suffer? You portare me? Lo so io dove te porterei a te. Sorry. Ecco tu. Do you fucking know? Ci ha traditi. E mo? Conosci quel giochetto che tu salti me, eh? E io lo so. Una banda! Buongiorno, signor Gennarino. Ma la volevo vada a squagliare. Chi? Non? Quando mai, signor Gennarino? Ma perché i debiti non si pagano? Guardi che c'è un qui pro quo. A questa Cicilli, chi è che gliela dà? E chi? Noi? Noi. E chi lo conosce questo qua? E allora noi questa l'abbiamo trovata. E che cosa ci facciamo con questa 10.000? Una bella cena. Spaghetti, purpetiella e vino pomeo a litri. Va bene, no? E chiamiamo Cicilli. Alla vostra salute. Che vi possiate strozzare. Fratelli, il cavallo ha fatto til. Allora i bagagli ce li porti in albergo. Sì, sì, a cristallo, Sveglia, Pisolo. No, ma che fate? Ma io sono, ragazzi, devo dormire. Non fate gli sveglia. E questo chi è? È l'aslo svedese. Non parla mai, un aggregato, uno nuovo. Ciao. Ciao. Lasciatemi la straia. È un po' pervertito. Non gli piacciono le svedesi, preferisce le italiane. Ah. Che matto. I signori prendono qualcosa? È un'idea, figliolo, ma c'è il problema del grano, chi deve pagare. Spieghiamo il nuovo gioco ai neofiti? Che roba è? È il gioco dei nomi. Semplicissimo, si sceglie una lettera dell'alfabeto e lo sfidato in 30 secondi deve dire perlomeno 10 nomi di donna che iniziano con quella lettera. Ma è tremendamente idiota, è facilissimo. Mica tanto. E chi non ci riesce viene qualificato PPDD. Poco pratico di donne e paga da bere. Forza, provo io. Allora, S, Silvia, Silvana, Silvestra, Stefania, Sofia, Sofia, dai. Sofia, Saturnina, vietato suggerire. Sono 6, eh? Meno 15 secondi, meno 14 secondi. Sibilla. Mm. Susanna. Mm. Sorella. Non vale. E perché sorella non comincia per S? Dai. A proposito di sorelle, la tua si è fatta proprio buona. Basta, hai perso. Sei un pipì di... E paghi da bere a tutti. Beh, meno a me che non bevo, eh. Invece per me, cognac francese. A me un whisky. Guarda lì. Tenera come una musica, fragile come una bambola. Hai visto che roba? Semplice come una nuvola. Eppure donna, ma che donna da morire. Vivida come una lucciola. Timida come... Grazie, una mamma, che m'hai fatto gli occhi. Perfida come una vipera. Ehi, ragazzi, chi è? Quella? E quella è la più difficile, mio caro. Chi ci ha provato? Bianco, 0. E non ci sta con nessuno. Ah, sì? Dove va? Fermo, rispettiamo i turni. Prima tocca a lui, poi tocca a me. E se nel caso fallissimo tutti quanti, forse allora tocca anche a te. E va bene, capito? E questo dorme. Beh, già stai nel sarcofago. Sveglia. Dai, smettila, dai, io sono venuto qui a riposare. Devo dormire, io ho l'esaurimento nervoso. Dai, 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 su, già dormo. E però, ragazzi, quella non me la dovevate far vedere. Sapete come sono fatto io? L'ho vista, devo farla mia. Ma pianta, la mostricciattolo. Pa 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 p
Però, e che questa la buttiamo? Che fate ragazzi stasera? Si combina? Non lo so, che c'è da fare? C'è la caccia al tesoro qui in albergo. Ma c'è del buono, si rimorchia, sì. Beh, la caccia è a coppie, tu capisci, vero? No, dico, perché se partecipo io, voi rimanete tutti a bocca asciutta. Ragazzi, ha parlato Porfirio. Senti, Nicola, tu che fai? Beh, ma io sono sotto allenamento, sai. Domani mattina mi devo alzare presto perché ho la gara di pesca sul parco. Ma quanti anni hai? 90. Non bevi, non fumi, non balli. Ma qualche volta hai delle emozioni, eh? Emozioni? Immaginatevi di stare nella penombra. Lei arriva, bella, sinuosa, però lei è un po' timida, è un po' circospetta. Io la guardo, lei mi guarda. Mi avvicino, nascondendo naturalmente le mie intenzioni. Lei fiduciosa si ferma e io... Zac, zac, la baci. No, le sparo. Ma che sei, Landru? Spari alle donne. Ma quali donne? Io stavo parlando della cernia. La cernia? Oh, sbagliata, scemo, ma non capite niente, non capite. Senta, sono Nicola Molino. Sì. Ho prenotato. Ora guardo. Camera 215, si accomodi. Grazie. Ragazzo, camera 215, accompagna il signore. Subito. Vattene alla cena pesca. Che puzza di pesce. Ah, eccoci qua. I fratelli Capogrossi? Sì. Ma che volete? Vorrebbero chiedere un piccolo prestito. Sangue. Io il mio dovere già l'ho fatto. Senti un po'. Guarda. 2000 lirette. No, no, questo è vizio. Ma, ti ricordi di quella volta che eri a piedi e io da amico vero, disinteressato, ti ho prestato la mia bianchina? Ricordi? E ti credo, era senza freni, 2 giorni all'ospedale e poi hai voluto anche i danni. Allora sei vendicativo. Ma no. C'è. Ce l'ha dato. 2 posti per la caccia al tesoro di stasera. Sì, il premio è un cofanetto di marenghi d'oro. Sì, certo, signore. Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di 1000 colori, ci tuffiamo con la testa all'ingiù, mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole. Ci scambiamo nell'acqua salata un dolce bacio d'amor. 58 secondi in apnea. Che fachiro, ragazzi. Signore e signori, un momento d'attenzione, prego. A questo tavolo si vengono a ritirare le buste della nostra caccia al tesoro. Si formino le coppie. Ogni cavaliere scelga la sua dama e si precipiti a questo tavolo a ritirare le buste. La caccia avrà inizio al suono del gong. Non aprite le buste prima, mi raccomando, non aprite le buste prima. Ecco la busta, prego signori, non aprite la busta prima del suono del gong. Noi ci siamo già visti sul vaporetto, ricordi? No, basta una. Was? Noi giocare insieme, io e te. Ich verstehe nicht. Aspetta, adesso ti spiego, Dunque, questa busta. Ja? Rieccolo. Niente, come non detto. Ancora? Ecco, sì, non aprite le buste prima del suono del gong. Scoppiata? Sì, fa un caldo. No, dicevo, non è accoppiata, non ha cavaliere per il gioco. No. Allora, se permette, ci sono io. Volentieri. Italiana? Certo. Tu cacciare tesoro con me? Volentieri. Tac. E che vuoi, ci tocca vincere. Per forza. Guardi, è la bruna di questa mattina. Ma come, non lo sai? Lo dice anche il proverbio. Rossa di sera qualcosa si spera. Oh, mamma, perché mi hai fatto così spiritoso? Ma va, va. La
Lei è solo? Solo, solissimo, abbandonato. Allora le piacerebbe fare la caccia al tesoro? Ah, certo che mi piacerebbe, soprattutto se un'anima buona mi accompagnasse. Ci penso io a lei. Grazie. Arabella? Eccomi. Arabella, su cara, fai coppia con questo signore che è tanto signora. Gentile. E la ringrazio che... tanto. Corri, signora, corri. Senta. No, guardi che io... Cinetti. Oh, no. Mi dispiace. Mi scusi, io... E tre. Al terzo cappello ci si presenta, no? Nicole. Ah, conosci il mio nome? No, Nicole sono io mi chiamo Nicole. Nicole, io sono Nicola. Piacere. Giochiamo? Mm-hmm. Prendiamo le buste. Ecco a voi. Merci. Ancora un'altra busta e buona fortuna a voi. Avanti ragazzi, coraggio, forza. E la busta? E la dama? E lui? Signore e signori, attenzione, la caccia è aperta. Aprite le buste e buona fortuna a tutti. È scritta in tedesco, ma allora sono un perseguitato. Un ship mit acht Segen mit Blagen. È chiaro come l'acqua, no? E la nave a otto vele alzerà il gran pavese. Che brava, sai il tedesco? Sì, lo insegno. Ah. Beh, allora, da quanto ho capito, dobbiamo cercare un gran pavese o delle bandiere o, non so, una scatola di pavesini. Hai tre monetine? Sì, perché? Perché questo è un verso di Brecht, dall'opera da tre soldi. Ecco qua. Uno, due, tre. Brava, signorina Vagna, ecco la seconda busta. Coraggio, come vedete non è facile, ma non difficile. Bravi, bravi. Seconda busta anche per voi. C'hai tre monetine. E chi ce l'ha? Sono il baco da seta e vi aspetto. Oh, che mi dai tre monetine? E poi domani te le restituisco. Dai, non fare il tirchio. Ecco. Via! Il baco da seta. Il baco da seta, cosa? Gelso! L'albero di Gelso! Ah sì, dai! Per favore, baciatevi. Un minuto. Ma io mi vergogno. E io no. Giurami che hai solo... Ma lo sai che sei il mio unico amore, no? Lo sai. Ma tu viaggi tanto, vai sempre a Napoli. Eccoci qui. Ecco, questo è il passaporto per la prossima busta. Noi siamo pronti. Signori, aspettate i turni. Una coppia alla volta. Timida, Cugini, naturalmente. Eccoci qua. Ecco, per ritirare la prossima busta. Grazie. Guarda la foto, eh? Pronti? Ti piace? Bene, vieni qua. Voilà. E dimmi, la tua bambinaia come si chiama? Maria Grazia. Brava. E tu stai sempre con lei? Qualche volta no. Ah, e quando, quando? Quando mi ammolla a qualche ingenuo come te. Come sarebbe a dire? E guarda lì. È il suo innamorato. E adesso dove si va? Ma va a quel paese, va. Tutti uguali questi uomini. Forza, forza ragazzi. Ci dia la busta. Che orrore. Ci dia la busta. Eccola, su, via. Presto, dalla. Bravi. Cerca di qui, cerca di là. Ecco lei. Sarà lì o sarà là? Lì, lì, là, là. Coraggio, non è difficile, forza, coraggio. Sotto avanti. I cespugli. Sì, lì, là. Avanti, un po' di coraggio. Via, corri! Seguiamoli! Aggiungiamo gli altri. Il tesoro! Ergo, il tesoro! Il tesoro!
Congratulazioni, signori! Vorremmo cambiare i marenghi in lire italiane. Ma subito, però. Io al massimo potrei cambiarveli con due o tre etti di caramelle. Caramelle! Cioccolato! Certo! Gire, gire, vai! Mettiti il casco e salta su go-kart, e vai go-go-go-go-kart, e ballerai il twist e go-kart, twist go-kart, twist e twist go-kart. Non devi mai frenare su go-kart, ma solo andare go-go-kart, e poi ballare il twist e go-kart. Boh. Allora balliamo? Uè, le 11, ma io vado a dormire, sai, io ho la gara domani, scusami. Buon nuit. Ballare il twist del go-kart, go-kart. Mettiti il casco e salta su go-kart, e vai, e vai, veglia, e va all'inferno. Twist go-kart, twist e twist go-kart, e gira e gira, vai, e non frenare mai, e gira e gira, vai. Attento, c'è la sorella di Christopher Lee. Iude? Come? Tu ballare con me? Magari, io ho la gamba matta, sono caduto da bambino, da Little Boy. Peccato. Mi dispiace. Ma tu hai qualche idea? Io no. Lo sapevo. Il mio dramma familiare è di avere un fratello come te, senza idee. Basta che ce l'hai tu, no? Mannaggia. E qui bisogna assolutamente trovare i soldi. Ma tu credi che quello me ne forza? Gennaro, altro che. Ha le orecchie pelose come tutti i delinquenti. Ma io faccio un voto. Se esco da questa situazione mi faccio missionario. In India. E tu vieni con me, Sì, ci verrei, è che i serpenti mi fanno schifo. Stai attento a dove metti i piedi. C'è la piscina. Lo so! Cos'è? Che c'è? Che fai tu là? Tu? Ma sei matta? Ma non lo sai che è pericolosissimo svegliare un atleta in pieno sonno? Mi hai fatto venire un mal di testa che... Ah, ti arrabbi pure, libertino!
Voi italiani siete tutti uguali. Lo sport, solo lo sport mi interessa, l'allenamento. Risultato? Eccoti qua, dans ma chambre, dentro la mia camera. Come? Sei tu che sei entrata in camera mia? Ti sei tolta il vestito e poi fai la scena? Moi, la scena? Ma dai, 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 che sei entrata perché ti piaccio, va? Oh! Ma è naturale, sei francese, ti piace un uomo e allora Zacca entra in camera sua senza inibizioni. Ma se hai delle intenzioni su di me, ne riparliamo dopo la gara, hai capito? Io intenzioni? Né ora né mai! Anzi, se proprio vuoi saperlo, mi sei rimasto antipatico immediatamente dal primo cappellino che mi hai rovinato! Va bene, va bene, va bene, adesso spegni la luce e vattene, ciao! Tu te ne vai! Io? Ma questa è camera mia! No, è camera mia! Io ho prenotato! È la mia camera! Oh! Aspetta! Pronto? Mi passi il portiere. Ah, è lei. Senta, per piacere. Mi potrebbe dire chi ha prenotato la stanza 215? Vuole ripetere più forte? Nicola Molino. Eh? Bene. Ciao. Come ciao? Addio, au revoir. Ho prenotato io, hai sentito? Non fare il buffone. Nicola Molino, sono io. Basta, smettila. Bon. Leggi, leggi! Nicole Molino! E io sono Nicola Molino. Molino! Leggi, guarda! Un mese d'acquaiablo, meraviglioso! Non solo il nome, anche lo stesso cognome! Nemmeno fossimo marito e moglie! Boh! Allora tu ti cerchi un altro albergo. No, no, io ho gli stessi diritti tuoi. Ma tu sei un uomo, tu sei un cavaliere, no? Tu ti cerchi un'altra stanza. Ma sei matta? Ma non lo sai che a Ischia non si trova un buco nemmeno a morire? Sai che facciamo? L'hai detto tu, no? Dormiamo nella stessa stanza, tanto siamo marito e moglie. Questo non mi piace. Non ti piace? Ma non aver paura, dai, non ti tocco neanche con un dito io. Devo dormire 8 ore, ho sonno, puoi fidarti. O non ti fidi? Boh, io mi fido. Su. Va nel bagno. Ma perché? Devo spogliarmi, no? Non sei spogliata. Io dormo senza niente. Senza niente. Chiudi la porta. No, no, domani ho la gara di pesca. Non posso, no, non posso proprio. Allenamento, niente fumo, niente vino e niente donne. Ma no, niente donne. Ma chi se ne importa dell'allenamento, Posso? E che ne hai fatto del mio letto? E il materasso? Precauzione. Tu sei italiano, io sono francese. Tu dormirai fuori all'aperto. C'è tutto lì. Ma neanche per sogno. Oh, oh, fammi entrare. Ma non posso dormire fuori, dai. Mi fa male, è umido. Sono un atleta io, dai. Capirai, al terzo piano. Porca miseria. Finalmente! Erano 3 mesi che non pioveva a Ischia. Buonanotte, signore! Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille lucciole. Venite. Mille sulla T. D'accordo, andate. Allora, Teresa, Tina, Timotea, Tonia, Tilde, Titina, Tania, Tullia, Tosca, Tamara. Ai! Brivido, eh? No, pungi, perché non ti fai la barba? Affari miei.
Oh, ma la rossa di ieri sera? Avevo un difetto. Quale? Di avere un'amica che mi piace di più. Questa. Copellona mia bella. Ma che c'è, la testa a doppia fase? Dai, Nanni, ridamela che si rovina. Enzo, Enzo, oh, guarda che ti chiama tua madre. Che? Tua madre è arrivata su in albergo, vai. Mia madre? Su, corri. Mi chiama? Dove? Tua madre, in albergo. Vai, vai. Guarda che bello. Coccinello. Che coccinello. Non dormite mai. Carlo! Sì. Carlo! Un momento. Carlo! Ma che c'è? Carlo ha scritto. C'è l'assegno. Sarà una 100.000. Papà avrà capito il nostro problema e ci aiuta. È stato giovane anche lui e poi a poker ci gioca. Sa come vanno certe cose. Cari imbecilli, ad un tavolo che non si conosce anche con un fuldire si vede, non si rilancia, papà. 5.000. Il nostro settimanale. Che idea. Che idea. No. Che idea! Ci mettiamo un 10 davanti e diventa 105.000. E qui dove c'è scritto 5.000 ci scriviamo 100 davanti. Elementare, no? No, questa è una truffa al povero Babbo. Beh, preferisci farti spaccare la faccia da Gennaro? Ma tu capisci, quando lo sai il Babbo, ce la spacca lui la faccia. Beh, perlomeno rimane tutto in famiglia. La prego, signorina bella, mi dia Milano. Sì, Milano. È urgente, è roba di donne. Ma ci caccerà di casa per una cosa del genere. E beh, che te ne importa? E che tu a casa ci stai bene? E io non lo so, e te? E allora facciamo come le rondini, emigriamo. Germania, là cercano gli italiani come il pane. E i soldi per il viaggio, poi chi ce li dà? Ma sai che ti dico? Scrivi 200, 205.000, semplice, no? Già, e metti il caso che noi il lavoro non lo troviamo subito, ci vorrà un fondo. Io direi, non so, 300. E allora, rotto per rotto, arrotonda. 400, 400 e 5.000. Perdono, babbo. Dovrebbe essere quasi ora. Attenti, attenti. Meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, ora! Tenera come una musica, fragile come una bambola, soffice come una nuvola, eppure donna, donna, donna da morire. Vivida come una lucciola, timida come una mammola, perfida come una vipera, eppure donna, donna. Ma chi l'ha fatta quella? Chi l'ha fatta? E questo dorme. E non mi dare le botte in testa, c'ho l'esaurimento nervoso. No, tu ne hai un altro di esaurimento. Senti, mi cede il posto, provo io. Nemmeno per umiliarlo. E poi, a parte tutto, prima di noi c'è Giorgio. Senta, Remo, lei è matematicamente sicuro che non si è guastato il cavo sottomarino? Stia calmo, signorino Giorgio, per Milano ci sono molte prenotazioni. Ah, grazie. Senta. Sì? Senta. Il conto. Il conto. Il saldo del vostro conto è di 28.300 lire. Ecco qua, sono 405.000. E ci dia il resto. E che non si fida? È un assegno del babbo. Conosce la firma, no? Ma certo che riconosco la firma di vostro padre. Lo credo, sta sempre qui. È di casa. Vostro padre è professore di lettere all'Università di Roma. Sì, sì. Sì. È strano che abbia scritto 400 con la C.
Io ti ammazzerei a te, analfabeta! Pronto? Ecco Milano. Grazie. Pronto? Milano? Riccardo, sei tu? Allora, quelle informazioni. È una bonona da morire. Questo lo so, figurati. Abita in via Borsieri. Aspetta che scrivo, eh. Sì. È tutto, mi devi dire. Sì, anche dove si fa i capelli, eh. Ah, sì, bene. Un attimo, eh. Ho capito. Sei un fenomeno. Frank. Prego. Che piacere ritrovarti qui a Ischia. Come stai? Ti trovo bene, sai. Sì, sì, ti trovo veramente bene. Hai? Non dirmi che non ti ricordi di me. Sono Giorgio, Giorgio Mazzoli. Giorgio? Ma sì, stavamo al liceo insieme. Alla sezione C, tu e io alla B, no? Il professore Martinelli. E poi abbiamo anche tanti amici in comune. E tu abiti a Milano, in via Borsieri. E poi c'è quella ragazza, come si chiama? Sandra, che va sempre da Tiglio, il parrucchiere. E poi c'è tuo fratello Rolando. Romualdo. Già, Romualdo. Sempre insieme, sempre uniti. Lei è mio fratello. Sì. Ah. Come sta lui, come sta? Beh, come sempre, esce da una clinica, entra nell'altra. Già, poverino, già fin da bambino. Ma non parliamo di queste cose tristi, parliamo di qualcos'altro. No, parliamo proprio di mio fratello, siete tanto amici, poverino. Sì, poveretto, così piccolo, malaticcio, delicatissimo. Ma lo sai come lo chiamavamo noi? No. Pazzerotto. Oh. Sì, e lui mi invidiava, mi diceva sempre... Beato te, Giorgio, così alto, così forte. Oh, ma guarda. Senti, Frank, te lo voglio proprio dire. Dimmi. Gli voglio così bene che se potessi gli darei 20 centimetri di questo torace. Oh, beh, guarda, ora lo puoi proprio fare. Eccolo là. Romualdo? Sì? Vieni qui, c'è un tuo amico. Sì, mamma, vengo subito. Scusa, cara, mi ha chiamato la mamma. Sì, sì. Vengo. Sai, la vita oh, mi certo, vuole. Certo. Ciao. Vai, ciao. Chi era? Nessuno, uno scocciatore. Ah. Vieni da mammina tua che ti consola. Sbruffone. Una birra. Ora tocca a me. Mi costerà un monte di soldi, ma perlomeno vado a colpo sicuro. Aiuto, mamma! Mamma! Sono diventato cieco! Tieni. Oh, m'hai ridato la vista. E mettiti giù che ci possano vedere. Ma non credi che sia un po' troppo pericoloso? Ma se lo comprassimo l'esplosivo? Eh sì, e chi te lo vende? Poi ci vuole la licenza. Ho paura. Dai. Ho paura. Paura. Ormai il pericolo è passato. Prendami! Basta, andiamo al lavoro. Gamma, vai giù. A casa non si fatica, non si mangia. Gamma. Fai luce. Non si vede un accidente. Oh, qui c'è una candela. Ma che fai, soffi? Massimo! Perché soffi? Massimo! Sei pallido. Dinamitardo, imbecille! Oh. Usciamo! Dietro mica! Die Tante ist in der Stube. La zia è nella stanza. Su, ripeti. Die Tante ist in der Stube. Oh, no, Salvatore, la pronuncia. Signori? Sì? Ci sta un'altra allievo. Falla entrare, chi è? Ciao. Sei tu, salve. Ma adesso ho lezione. Ma io sono qui proprio per ragioni scolastiche. Tu sei tanto buona. Mi potresti fare una traduzione? Salvatore, puoi tornare domani. Come volete, signori. Vieni, accomodati.
dall'italiano in tedesco. Cara Evelyn, sono Lello, quello del vaporetto. Ci vediamo alle 7 in piazza. È per una ragazza tedesca? Yeah. E vi siete visti una sola volta sul vaporetto? Più o meno. Allora? E allora? Allora non va. Le tedesche sono più romantiche delle italiane. E non danno appuntamenti così facilmente. Siediti. Le lettere sono come un dialogo. Avanti, se tu ti trovassi solo con lei, che cosa le diresti? Spegni la luce. Lello. No, scusa, ho scherzato. Le direi quelle cose belle che si dicono sempre. Quali? Non lo so, sono un uomo d'azione. Le direi, cara Evelyn, eccomi qua con questa mia. Ma no, con questa mia è brutto. Fa proprio pena. Io... Vania. Ma lo sai che hai gli occhi militari? Cosa? Grigio-verdi. Ma su, non scherzare, dai. Dunque, mia cara Evelyn, c'è il cielo, c'è il mare tutto azzurro. Beh, ma che il mare tutto azzurro lo vede da sé, no? Allora, beh, senti, facciamo una cosa. Me la scrivi tu la lettera in tedesco e facciamo tariffa doppia. Segreteria e traduzione. Hm? Sì. Taxi! Taxi! Taxi, taxi, taxi! No. Ah, oh, ma allora è un vizio. Questo l'ho visto prima io. Oh, no, 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 c'est à moi. Io l'ho visto da laggiù. Sì. Salute. Beh, insomma, Ischia è un'isola e va bene. È piccola e va bene. Ma non potremmo trovare un modo per non darci fastidio ogni 3 minuti? Ma... Senta, mi porti a Sant'Angelo. Oh, anch'io vado lì. Mi pareva. Sì. Ci sono delle sorgenti di acque termali. Ci sono delle tane di cernie. Senti, Nicola, fai lo stesso la gara di pesca anche con questo raffreddore? Ah, certo, è un'occasione unica. E se vinci le 100.000 lire, che cosa mi regali? Senti, Stella, io non partecipo per i soldi, ma solo per la soddisfazione sportiva. Sì! 100.000 lire ti fanno schifo? Ci paghiamo Gennaro, solo che noi peschiamo col tritolo. Ma è pericoloso. Ma no, è semplicissimo. Si getta la bomba e paf, i pesci vengono su a galla a chili, a tonnellate. Tieni. No, e lo sai che non fumo. Ma no, cretino, con la sigaretta si accende la miccia, no? Non hai visto i cannoni di Navarrone? No, perché avevo gli occhiali in riparazione. Dai, dai, accendi, accendi. Dici che... Sì, sì. Fermo! Che c'è? La polizia! Che facciamo? Se ce la trovano, abbiamo chiuso. Ma che stai facendo? Non lo vedi, sto scavando, metti qua. Mamma, vengono. Fingi indifferenza. Fratello, che stai facendo? Pianto gelsomini. Ah. Fuggi, fuggi. Scappa, scappa. Fuggiam, fuggiam. Allora lei parte col vaporetto delle ore 18. Arriva a Napoli alle 19.30 e si presenta al commissariato della sezione porto. Ma mi sta a sentire, Sassu? Mi scusi, signor commissario, ma io guardavo intorno, scrutavo, perché questa è zona integrale. Che? Sì, signor commissario, da informazioni ho saputo che qui le donne, protette dai folti cespugli, si tolgono il costume e fanno il bagno di sole integrale, nude. E questa è una grave infrazione. Sassu, la sua è una deformazione professionale, lei vede donne nude dappertutto. Vuole un consiglio da me? Si sposi. Alla mia età... Allora io parto alle 18, arrivo a Napoli alle 19.30, mi presento dal commissario... Ma mi sente il signor dottore? Sì, sì, la sento, la sento. Amico, l'ora del noleggio è passata, che fa? Raddoppia? Eccola, scendi! Quella barchetta laggiù in mezzo al mare! Ah!
signorina, sono un amico, vengo a farle una visitina. L'ho vista sì, da su e sono rimasto abbagliato. Sono spogliata. Ma guardi che io sono di idee larghe, non mi formalizzo mica. Via! Bobby, piglialo! Bobby, via! Piglialo! Mannaggia la miseria! Ehi, ehi! Via! Recuperiamo il barattolo. E se incontriamo di nuovo la polizia? Ah, ma cosa credi, che passi la giornata a incrociare da queste parti? Fratello mio. Mannaggia la miseria, ma l'esplosivo non l'avevamo seppellito lì? Sì, proprio dove c'è la tenda. E ora come facciamo? Ma tu che dici? Boh. Guarda chi c'è. Chi c'è? La Draculessa. Ma, mamma mia. E come facciamo? Quella è il barattolo nostro. Quella salta per aria. Ma non la vedi quanto è brutta? Falla saltare. Cucù. Oh, darling. Sei venuto a bere birra con me? No. Vuoi tu bere birra? Ah, sì, sì, sì. Anche io. Io felice, tu sano. E tu a gamba a posto. Quale gamba? Ma tuo gambo matto. Ma cosa dici? Non più troppo tu. Ah, sì, l'aria di Ischia, i fanghi. Miracolo, miracolo. Vieni qua, piccolino. Perché? E tu guardo, io contenta. Tu baciare me? Ma va a morire ammazzata. E butta? Butto dove? Butta un po'. Ma che dici? Butto? Butta bene? Butto! Un tonno! Un pesce salmone! Disgraziati! Mi avete fatto scappare la cernia, ma io vi ammazzo, delinquenti! Io vi denuncio alla capitaneria! Basta. E questa non è più coincidenza. Questa qua è Scalogna. Che cosa vuol dire Scalogna? Disgrazia, quella che tu porti a me. Io? Ma che cosa ti ho fatto? Ma come, mi hai preso questa cernia? È tutta la mattina che ne sto dando la caccia. Arrivi tu con questo bastoncino e me la prendi. Vuol dire che io sono più brava di te? Ah, come va il raffreddore? Male. Sono tuffato con 37,1 di febbre. E come mai? Indigestione? Macchie, pioggia sul terrazzo stanotte. Ecco gli atleti, colossi dei piedi di Agile. Vi bastano due gocce di pioggia per farvi ammalare. Su, non fare quella faccia. Già sei brutto, quando ti arrabbi diventi un mostro. Senti, Nicole, mia dolce, mia cara omonima. Sì? Ti devo dire una cosa molto intima, molto delicata. Mi ascolti? Dimmi. Sì? Non ti voglio più vedere, hai capito? Vattene! Dio, imbecille! Come ti sembra? Fa schifo. Ma no, dico la gamba, non ti sembra un po' gonfia? Mangia di meno, no? Ecco, uno può anche morire e tu fai lo spiritoso. A proposito, dopo quanto tempo si manifesta la rabbia? Ma che ne so io? Che fa tuo fratello? È una mia idea. L'ho messo al lavoro. Ho letto una statistica. Sulle spiagge italiane ogni giorno si perdono oggetti preziosi o denaro per un valore di 15 milioni.
Hai visto mai chi? Eh? Come va? Niente. Uffa, ma io c'ho fame, che ore? Andiamo. Eh? Addio, loro oggetto d'ano. Anche questo. Ma sei la mia disperazione. Massimo, aiuto, ma stava qui. Addio, avrò sotterrato da qualche parte. Aiuto, Massimo! Ah, finalmente ti ho trovata, ti ho cercato dappertutto. Vania, mi senti? Sì. Però, Che c'è? Evelyn mi ha risposto. Con tutte quelle belle frasi che mi hai scritto deve essere senz'altro un sì. Infatti la risposta è molto breve. Mi traduci? Spiacente, ma non posso venire all'appuntamento. Né oggi né mai. Ma meglio così. Tanto non valeva mica un granché. Beh, adesso non fare finta che non te ne importa niente. Su, ma che vuoi? Che una donna ti risponda subito sì. Bisogna provare, riprovare. Beh, io ho provato anche troppo e mi sono già stufato. E poi mi ha risposto chiaramente, mi ha detto no. Fai il bagno. Lasciami finire. Spesso le donne dicono no, ma intendono sì. Se io fossi in te con Evelyn ci riproverei. Allora cosa facciamo? Mi scrivi un'altra lettera? Ma no, basta con le lettere. Questa volta devi cercare di parlarle di persona. E che le dico? Ich bin heute ja so verliebt. Eh? È il verso di una ballata popolare berlinese. Io, in questo giorno, mi sono innamorato di te. È bello. Allora, fai una cosa, scrivemelo qua dietro. Però scrivilo come si pronuncia. Gire, gire, vai. E non frenare mai. Gire, gire, vai. Ma chi è? Presto, aiutami. Che cosa vuole? Fammi salire. La mia vita è nelle tue mani. Ma lei è incarcerato? Sono un evaso. Sono scappato da quell'inferno. Da Procida? Sì. Ma mi riprenderanno. Ci riprendono sempre. Mi picchieranno anni e anni là dentro. Tu non puoi capire. Sì, calmati. Nessuno ti segue ora. Ho paura. Oh, sì, ho paura. Nasconditi. Sì, sì, sì. Nasconditi. Portami dove vuoi, ma devo riportarmi laggiù. Stai calmo, eh. Ecco, ecco, questo ti terrà su, ecco. Che? Buono! Non l'ho mai bevuto. Che fai? Andiamo a terra. Oh no, fermo! Oh, lo so, tu vuoi consegnarmi alla polizia. C'è la taglia. Ma dai, io sono ricca, non ho bisogno di soldi. Oh, sì, ma 2 milioni ti farebbero comodo. Oh, basta, sai, altrimenti ti faccio scendere. Perdono, perdono. Sai, io non so di chi fidarmi. Sono sempre stati tutti così cattivi con me. Devo nasconderti in un posto sicuro. Ah, sì? A casa tua? Sì. Ma forse faccio male. No, no. Fai bene. Ma non hai mica gente a casa. E non so, fratelli. No, mio fratello è partito. C'è solo un giardiniere, ma non entra mai in casa. Grazie. Grazie. Balliamo? No, grazie, non vale. You can twist. This is cops. Come on, baby. Senta, mi porti un toast e un tè. Tagliamo? Ma certo. Come on, baby. Please, please. Please, please. Please, please. Take
peace. This is chorus number four. Sei proprio un materialista. Non ti accorgi della bellezza della natura che ti circonda. Ma che mi frega della natura? No. Qui c'è uno scenario di sogno, una vista meravigliosa su questo golfo incantato. Ma già, tutti quelli pelosi con gli occhiali come te, che cosa possono essere? Gli insensibili. Tu non pensi ad altro che a rimpinzarti di pasta asciutta. Ma non è vero, anche a me piace la natura. Vedi, si vede Napoli, il Vesuvio. Ah, lo sai che il Vesuvio ha la gola infiammata? Non fuma più. È tutto pieno. C'è qualche posto qua e là. Vediamo se la fanno accomodare. Ah, ecco, ce n'è uno libero. Prego, siediti. Grazie. Ah, no, questa volta no. Pazienza, non è niente di importante. Ne ho un altro paio. Scusami, io sono sempre il solito. Ma allora, non è solo il nuoto che ti interessa, ma anche gli altri sport. Cosa vorresti dire?
La lotta libera, per esempio, è uno sport un po' volgare. Per quello del twist. Ma lo sai, ma quello è stato un malinteso. E allora tu perché l'hai fatto cascare? Io? Ma no, è lui che ha inciampato sul mio piede e poi è caduto. Davvero? E questo cosa? Da noi quando qualcuno mente si fa così. Eccomi a voi. Io vi consiglio la nostra ottima zuppa di pesci. Pesce no, per carità, io vorrei delle lasagne al forno, non ce l'ha. Anche io. Bene. 1, 2, 3, 4, 5, 600, 630. E qui 15 di mancia. Ah, 5 bastano. Hai visto chi c'è? Chi c'è? La tua fata. Hello! Ma ha bloccato la digestione. Ma hai visto? Collane, braccialetti, pendagli, anelli. Sembra una vetrina di Tiffany. Ma che ci avessi i soldi? Abiterebbe in una tenda. E che ne sai? Le americane sono così eccentriche. Oh, m'è venuta un'idea. Quella è innamorata di te. Tu ci stai e lei ti regala una collana. E se lo sai, babbo? Liberati dal gioco familiare e prendi esempio dai film di Pasolini. E poi ti togli gli occhiali e per te nebbia. Ma è una vecchiaccia, è tutta gelatinosa. Mi dispiace assai, ma di lasagna ne è rimasta una porzione sola. Ci avrei giurato. A chi devo darla? Alla signorina, no? Grazie. Buon appetito. Cosa fai oggi pomeriggio? Oh, ho trovato un posto nascosto che è un incanto. Ah sì? Ma allora vengo anch'io, tanto alla fine ci troviamo lo stesso. No, lì non puoi venire. Vado a fare un bagno di sole. Dove? Ah, ma io lo faccio completo, integrale. Appunto, vengo anch'io. Ti sei fatto furbetto, eh? Beh, sai, l'aria di Ischia è un po' radioattiva. Di, come si chiama questo posto? Désolé, ma lì ci vado da sola. Di un po', perché non ti costituisci? Ti ridurrebbero la pena. No, non mi costituirò mai. Impicciati dei fatti tuoi, donna. Come conosci questa canzone? Eh? Mi hai detto che là non vi facevano mai sentire la radio. E questa è una canzone modernissima, è un granello di sabbia. No, allora ce l'hanno rubata. È la canzone del carcerato, questa. Fa così, senti. Ti voglio portare dentro una pagnotta, una lima di ferro per fuggire. Ho fatto. Ma che fai? Sapessi che effetto fa, dopo anni e anni, vedere una bella donna come te. Sai, sono entrato a 17 anni e me ne hanno dati 20. Però anche tu metterti a rapinare le banche e sparare sui cassieri... Ma non avevo un soldo, capisci? Ma che vuoi capire, tu così profumata, con questa villa? Che cosa ne sai tu della miseria? Ma mi piaci lo stesso. Ma che fai? Forse è meglio che andiamo di là, eh? Ho preparato da mangiare un delizioso pranzetto. No, non ho fame. Ma e come? Sono anni che stai a pane e acqua. Appunto, mi si è ristretto lo stomaco. Sì, mi si è atrofizzato. No, su, vieni, ti sentirai molto meglio dopo. Vieni. Su, vieni, non aver paura. Ho mandato fuori il giardiniere fino a questa sera. Adesso siediti. E mangia. Oh. È buona questa frittata. No, guarda, questa è una bistecca. Una bistecca? Ah. Allora esistono le bistecche. Perché mi guardi, donna? Perché sei differente.
Eh? Sei così differente da tutti i ragazzi che conosco. Oh. Sai, i soliti cretini che mi fanno la corte. Viziati, ricchi, che ne sanno della vita. Non capiscono niente, mentre tu invece hai cercato di farti strada da solo, con le tue povere forze, magari anche sparando. Sì. Però com'è strana la vita. Pensa un po'. Tu stanco, braccato, a Ischia, proprio su quest'isola dove gli altri vengono a divertirsi o a flirtare e altre scemenze. Che vergogna. Perché non ti costituisci? Non ti picciare dei fatti miei. Vieni qua. No, 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 adesso tu vai a dormire. Io dormire? Ma non ci penso nemmeno, guarda. Ma come? Hai passato 3 giorni e 3 notti insonne in mezzo al mare? Io? Oh, oh, sì. Tu, avanti, ricordo, non fare ricordo. Storie, vieni. Oh, certo. Senti, però... Ma dopo tu mi raggiungi, donna. Sì. Allora sto tranquillo. Sì. Cos'è successo? Sei diventato orfano? Perché? Sei rimasto solo? Tuo fratello dove sta? Sta compiendo il grande sacrificio. Si immola per la causa comune. Un vero fratello si riconosce nel momento del bisogno. Beh, e allora? Che vergogna. Sono diventato un ragazzo squillo. No. E qui mi faccio una dormita. Mamma mia, che è? Oh, mamma mia. Con le pinne. Attenzione! Attenzione, prego! Si iniziano il martinare per la gara di immersione senza respiratore. Si prepara il signor Gastone Di Giovanni. Via! Mentre tutta la gente... Esci, ti prego, esci, vieni su. Spotta, Nicola deve vincere. Altre mille su Nicola. Ma sì, accettate. Esci. Ma quello non esce più. Ma che ha messo su casa? E forza. Le pinne, fucile d'occhiali. Tempo 72 secondi. Profondità 18 metri. Si prepari il signor Nicola Molino. Di mille colori ci tuffiamo con la testa in giù. La gente assopita sulla sabbia. Un momento, alto. Ma cosa succede? Cosa vuole la polizia? Nicola Molino? Sono io. Deve venire subito con noi. Io? Ma non scherziamo. Io non ho fatto niente. E poi ho da fare, ho i quarti di finale. Deve venire al commissariato. Ma che fanno? Ci portano via il campione. Beh, vi prego, ora mi tuffo e dopo vengo da voi. Io sono avanti, un attimo. Mi dispiace, sono orto. Oh, scusi, le pinne. Ah, questa poi. Beh, ma se lo portano via veramente? Ma che avrà fatto? Per me è traffico di stupefacenti. Non fare il cretino, paga la scommessa, va? No, no, mio caro, gara non omologata, gara non pagata. Quindi il grano me lo tengo io. Lo sapevo. Ich bin heute ja so verlebt.
Signore, non deve interrompere l'aspirazione. Ah, sì, scusi, grazie. Ma che fa? Evelyn! Evelyn, bitte! Was schon wieder Sie? Ich bin heute ja so verlebt. Ja, es tut mir leid, aber ich weiß wirklich nicht, was... Non capisco, ti dispiace. Evelyn, was ist? Es ist schon wieder er. Er sagt, dass er sich in mich verliebt hat. Ich weiß wirklich nicht, was ich ihm sagen soll. Hören Sie, es ist meine Frau. Non capire. Meine Frau. Non capire. Capito? Ti credo. Ho capito, sì. Ma dico, ci vuol tanto poco a spiegarsi. Eh? Cucchiaio, löffel. Löffel, bravo. Gelato, ice. Ice, ice. Che me l'ho comprato un altro ice. Su, adesso abbiamo terminato, ci vediamo domani, eh? Signori, quando veri da chi là mi cacciate sempre via. Ciao, Lello. Ciao. Beh? Come va sul fronte germanico? Ah, benissimo, benissimo, tutto regolare. Però che donna calda, irruente. Io vorrei sapere chi dice che le tedesche sono delle donne fredde. Ah, sì? Sì, però vedi, adesso che lei è praticamente caduta ai miei piedi, io ho capito che la mia era soltanto un'impuntatura, un puntiglio, che già non mi piace più. Ma hai detto che era una donna calda, irruente. Sì, ma non mi piace, non mi piace. E poi è tedesca, troppo differente. Non c'è possibilità di dialogo. C'è lo scoglio della lingua. Invece, metti con una ragazza come te. Io ti dico che ti voglio bene e tu mi capisci. Magari ci teniamo la mano così, ci guardiamo negli occhi e... E cosa? E ci baciamo, no? No. Ma allora non hai capito niente. Io ti sto facendo la dichiarazione. E io ti sto dicendo di no. E a me non me ne importa niente. Ma che fai? T'ho detto di no. Ma se me l'hai insegnato tu, non ricordi? Che cosa? Quando una donna dice di no, vuol dire che pensa di sì. Eccola, tutti si baciano, tutti rimorchiano. Io per quel maledetto tuo debito... No, veramente è tuo. Mi sono rovinato le vacanze. Tutti innamorati, tutti con le donne. Ma tu perlomeno la tua avventura ce l'hai avuta, ma no? Ma ti prego, non mi ricordare. Va bene, dai, andiamo. Dove? A rappresentare l'ultimo atto, a regolare i conti con Gennaro. Ma devo venirci anch'io. Ehi, ciao. Ciao. Accomodati. Lo sai che hanno arrestato Nicola? Chissà che avrà fatto. Accidenti, che facciamo? Che vuoi fare? Ci beviamo sopra qualcosa? Eh sì, ma chi è che paga? La consumazione per tutti più una 5.000, ci stai? Sempre pronto. Beh, padre. Allora avanti, ragazzi. Questa volta ti ho in pugno. Zeta. Zeta? Zaira? Zazà? Zena? Zita? Zelmira? Zoe? Zefirina? Zurlina? Zenobia? Sono Zenobia? Zichipaki Zichipu. E chi è Zichipaki Zichipu? La figlia di un gran capo di laggiù. Ah, si rivedono i cittadini. Allora, le 70.000. Con questa ci dai pure il resto. Ma. Questo è vetro, fonte di bicchieri. Allora? I fratelli Capogrossi chiedono di appartarsi un momento. Appartatevi, appartatevi, basta che vi portate i soldi. Dunque, senti, mi è venuto un... Aiuto, mamma, no. Tu vai là e lo provochi. Io? Sì, e lui sai che ti fa. E come no, memea, no, no, no. Sempliciotto, no. Sta a sentire. Ma tu hai gli occhiali. E se lui mena uno con gli occhiali, va in galera. Ah. Ma noi non lo denunciamo se lui però ci abbona il debito, eh? Ma dici che ci riusciamo? Vai liscio, sta tranquillo. Vai, vai, provocalo. Dai, provocalo. Su. Un momento. Egregio signor Gennaro, lei vorrebbe indietro le sue 70.000 in lire italiane? Sicuro che le voglio.
Che sgrozio! Grazie, mamma, che mi hai fatto maschio. Prego. Mi piace tanto. Lasciami fare. Sono anni che non vedo una donna. Non mi ricordo nemmeno come sono fatto. Ma... Frank, io tutto quello che so sulle donne l'ho imparato dai racconti degli amici. Dai disegnini che mi facevano sulle pareti della cella. Sì, basta con la teoria. Insegnami cos'è un bacio. Nanni, ascolta. Tu devi rientrare in prigione. No, mai. Ti devi costituire. No, se io entro in galera quando uscirò sarò vecchio. Meglio approfittare di questa occasione. Ma... ogni lasciata è persa. Nanni, ascolta. Quando tu uscirai dalla prigione avrai 37 anni. Potrai rifarti tutta una vita nuova e poi io potrei anche aspettarti. Tu? Tu mi aspetteresti? Sì, ma ad una condizione. Adesso tu prendi il telefono, chiami il commissario e ti costituisci. Su, caro, così non avrai aumento di pena. Telefono. No, non posso. Ma perché? Perché non voglio ritornare tra quella gente. Tu non sai cos'è la vita del galeotto. Tutta cella e lavori forzati. I lavori forzati a cella. Meglio godermi questi giorni di libertà braccato come una bestia. Tanto mi riprenderanno, mi aumenteranno la pena. Ma a me non mi importa niente. E sai perché? Perché laggiù, solo, avrò qualcosa da ricordare. Le ore indimenticabili passate con te. Sì, sì, caro. Pronto, centralino? Voglio il commissario. Pronto, commissario? Commissario, mi chiamo Nanni Colizzi. Sono evaso da Procida e mi voglio costituire. Mi trovo a... Come faccia il piacere? Sono 10 anni che da Procida non evade più nessuno. Qui il caldo dà in testa a tutti. Molino Nicola! Sono io. Buongiorno. Si accomodi. Mi scusi, ero spogliato, ma mi hanno portato i vestiti dall'albergo e non ho fatto in tempo a... Si mette a sedere. È un sopruso, sa? Perché mi si arresta come un delinquente? Ma lo sa lei che mi hanno rovinato i quarti? Cosa le hanno rovinato? I quarti di finale, la gara. Io protesto. Lei invece di protestare sa perché è qui, vero? Non lo so, ma io sono innocente, ecco. Innocente. Ma certo, cosa ho fatto di male? Oggi dove è stato? Beh, a pranzo. E poi? E poi... poi, prima della gara, sono sceso sulla spiaggia e... Sulla spiaggia? Beato lei che ci è potuto andare sulla spiaggia. Dunque, sulla spiaggia, eh? Allora leggiamo il verbale della gente Sassu. Sulla spiaggia, trovandomi a passare in località Punta del Faro, osservavo una persona di età giovanile, rivelatasi poi per Nicola Molino, che in abiti femminili passeggiava per la spiaggia. Dopodiché la persona stessa si toglieva gli abiti femminili rimanendo in due pezzi. Ma signor commissario, lasci che le spieghi. Io ho capito tutto, sai. Non mi interrompa! Dopo alcuni minuti si toglieva uno dei due pezzi, quello superiore. E subito dopo, credendo di trovarsi in zona remota, anche l'inferiore.
Che schifo. E che schifo ce l'ho messo io, non c'è scritto qui. Firmato agente Sasso Daniele. Ah, lei ci ride pure. Ma ha letto bene il nome, signor commissario? Ma come no? Certo che ho letto bene. Questo è il suo, Nicola Molino. Ma no, Nicole Molino è una donna. Nicole è femminile, francese. Ma forse, insomma, qui non è scritto troppo chiaro. Bisogna interpellare l'estensore del verbale. Chiamate l'agente Sassu. Sassu è di servizio oggi, signor commissario. È andato a Napoli, tornerà domani. Ecco, tutti partono, tutti se ne vanno. E io sempre qui, qui, qui. È uno scherzo, Michele. Ah, è minestrone. Buono. Tu lo mangi? Io non mangio con le spie. Ah, bene. Sei tu che fai l'offesa, eh? E io cosa dovrei dire? Mi hai rovinato i quarti. Mi hai rovinato tutto. Mi hai mandato perfino in galera. Ma chi mi vuoi vedere? Sulla ghigliottina? O sul patibolo? Tu mi hai denunciata. Espion! E ti sta bene, così impari a fare il bagno di sole integrale. Ma che cosa vuoi tu? Sei geloso, eh? Io? Figuriamoci. Allora sei un moralista. Ma smettila. Tu per me puoi fare tutto quello che ti pare, tanto sei francese. Ma quello che mi scoccia di più è che, come al solito, ci capito sempre di mezzo io. Ma lo sai che mi hanno preso per uno di quelli, eh? Ma. Come ma? Sarebbe a dire che io non ho le prove del contrario. Che cosa so di te? Soltanto che ti interessi di pesca subacquea, che le donne non ti piacciono. Anzi, ho tutta l'impressione che ti nervosiscano. A me le donne mi piacciono. E come? E allora? Io sono carina, no? Eppure non hai mai provato a baciarmi. Di un po', tu hai mai baciato una donna? Imputato assolto. Uè, 32 secondi in apnea. È un primato? È quasi. Beh? Ehi, ragazzi. Oh! Ehi! Prego. Ma dico, non vi sfiora nemmeno l'idea che questo sia il luogo meno adatto per le vostre effusioni. Ci scusi, signor commissario, ma... scusi? Ho parlato con l'agente Sassu. L'equivoco è stato chiarito. E allora ce ne possiamo andare? Tutto è finito? Lei dovrà pagare una contravvenzione. Oh, très bien. Potete andare. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir. Buongiorno. Su presto, che forse facciamo in tempo. A fare un bagno prima del tramonto. Va bene, andiamo. Un bagno al tramonto. Però. Signor commissario, una chiamata urgente. Lo sapevo.
Dove sta? In mezzo all'oceano. Me l'ha abbandonato. Sto solo in mezzo all'oceano. Quando arriva qui un ragazzo come me, modestamente, gli cascono tutte fra le braccia. Ma perché? Ha avuto molta avventura. Guardi, preferisco non parlarne. Oh, capisco. È un gentiluomo. Tu che albergo hai prenotato a Capri? Il qui si sana. Ecco fatto, pure io. Bisogna fare in modo che questi inconvenienti finiscano, ne spa? Ah, certo. E sai cosa si potrebbe fare? No. Ci sposiamo. Pensa, non cambierei nemmeno cognome. Comodo, no? E tu non saresti più obbligato a dormire sopra i terrazzi. Io intanto mi prendo un anticipo. Guarda, è caduto un cappellino in mare. Esprimi un desiderio. Espresso. Me lo dici? Arrivederci! Beati non te. Ci rivedremo quest'altro anno. Beh, lavorare, lavorare, Spartaci!